Ciao a tutti, io sono Darren e bentornati su Game Break. Siamo di nuovo su Invasion Minecraft. Ebbene, ho passato una nottataccia veramente orribile. E niente. Ah! Che cos'è? Oh mio Dio. Mi ha rubato la spada? O l'ho tirata via? Mi ha rubato la spada! Ma davvero? Maledetto tarpone. Fire aspect. Ma veramente? Mi possono rubare gli oggetti così? Stupido ratto. No, la devo aver tirata io via da qualche parte. Ah, dannazione, si comincia benissimo. Comunque, dicevo, volevo andare avanti con le missioni, con le nostre missioncine, e volevo fare gli strainer. Che cazzo sono gli strainer? Sono dei setacci. Setacci, quindi io dovrei avere tutto per fare i setacci. Ho le string, ne ho pochine. Ho gli stick, quelli ne ho un po' di più. Ho altre string da qualche altra parte? No, ma le troverò. Intanto possiamo farne un paio. Come cavolo si chiamavano? Dicevamo strainer, sì, ecco, strainer. Gli strainer ci permetteranno di setacciare materiali diversi. Ovviamente quelli a male più larghe fanno un po' più ribrezzo, quelli a male più corte ne faranno un pochettino più. Il loro sporco lavoro. Te sei lì fuori, non mi piace per niente. Chissà se ho dei semi di sì, ce li ho. Quindi troviamoci un bello spaziettino. C'è anche della dirt. Chissà se qui ci posso coltivare. Lo scopriamo immediatamente. C'ho anche la troppa grazia. Va bene. Allora mettiamo questa dirt qui. Ci posso coltivare, perfetto. L'uomi dirt. Perfetto. Ho detto mettilo lì. Bene, e facciamo così. Ok, la nostra flax è a fare. Io ho anche degli ossi che posso tranquillamente rompere per fare del bone meal. Ok. Mi piace un sacco tutto questo. Perfetto. Qualcuno è entrato? No, non credo. Ok, facciamo l'ultimo strainer che ci rimaneva da fare. Setaccio, ci abbiamo tutti i setacci. Il mio pulsante centrale del mouse non funziona, perfetto. Non posso sistemare le cose, gli oggetti nell'inventario. Dobbiamo fare anche una strainer base. Strainer base che si fa con delle barre di qualsiasi tipo di minerale, due chest e dell'altro legno. Ecco qua, maledetti, fuori dalla mia proprietà. Chiamo la polizia, eh. Ok, bene. Ok, binone, vediamo un po' quanta legna c'ho. Pochissima. No, no, ce n'ho un po'. Ok, quindi due chest. Ok, uno e due. Perfetto. Mi servono delle barre di un qualsiasi minerale. Userei il copper, cioè il rame, perché non so che farmicene. Facciamo uno, due. Perfetto. Così abbiamo anche la strainer base. Ok, quindi la missione dovrebbe essere completata. Mi dà una Fisherman Strainer, che non so a cosa cavolo possa servire. Non posso prendere la ricompensa perché... Claim Reward. No? Quella non gli piaceva. Ah, non avevo abbastanza spazio nell'inventario. Ok. Basta, diciamo, quest'acqua qui mi piace poco, ma è quella che abbiamo al momento, diciamo così, senza dover andare fuori in giro, ma questo tanto qui non ce lo posso mettere, invece sì, aiaia, au. Mamma mia, che aggeggio, mamma mia. No, ok, lì sotto non mi ce la fa posare. Quindi andiamo nel laghetto qui fuori, che un giorno, di cui un giorno mi libererò. Ci mettiamo questo qui e mettiamo uno dei nostri setaccetti in questo modo. Ok, questo teoricamente col passare del tempo e l'acqua che c'è d'intorno ci passa, perché l'acqua fluisce. Bene, l'acqua che fluisce
farà venire dei minerali, ok? O degli oggetti o altre cose così. Quindi direi che per questo mi merito che se non siete iscritti vi iscrivete al canale. Ok, tanto siete tutti iscritti, quindi lasciate il cavolo di mi piace, perché il video è bellissimo, ok? Io volevo, tra l'altro, tra le altre cose, tra l'altrando, io volevo delle oak normali. Ho rotto. Scusate, ho rotto la mia ascetta, quindi andrò a prendermi un'altra ascetta e cercherò di trovare una sapling. Intanto guardiamo qui se... sì, infatti, bello, bello, una bottiglia... Oh! Una bottiglia rotta e una piuma, muori. Certo, arrivate proprio di soppiatto, voi altri siete una cosa veramente tremenda. Ma quanti siete? Oh mio Dio. Bella la spada che dà fuoco comunque. Bene. Le stringhe non posso prenderle. Io butterei anche queste tranquillamente tutta la vita. Un occhio umano. Wow, un occhio umano. Sarà troppo? Saranno troppo due sacchi di inchiostro? Saranno troppo? Ho bisogno di mangiucchiarmi qualcosa. Vediamo cosa c'è da mangiare di bello. Mele. Oh, mele. Abbiamo delle mele. Abbiamo dell'ottima porchetta. E la porchetta basta. Bene. Allora, dicevamo, altra questa, altra corsa. Mi libero di lui qui. Bene, vediamo di farci un'altra questina. Io comincerei a rinforzare questo posto. Ah, tra l'altro ho scoperto che queste non sono soggette alla gravità, quindi potremmo fare tutto un piano di quelle lì e farci anche un secondo piano di questo postaccio che magari riusciamo a conservare meglio, a proteggere meglio. Alternativa è andare in quella casa laggiù, vedete quella là bella, verde, grande, enorme, se volete che vada lì ditemelo voi, cioè nel senso scrivetemelo nei commenti, tanto... Io aspetto anche un paio di giorni prima di mettermi a costruire o a decidere di andare laggiù. Fatemelo sapere, eh? Che ne dite? Secondo voi è meglio stare lassù o è meglio proteggere questo posto qui da dove entrano tutti? Non sarà tanto meglio, nel senso non sarà tanto più difesa. Per difendere dobbiamo procedere oltre con le missioni e infatti, bando alle ciance, facciamoci a fare i muretti rinforzati hardened wall. Vediamo un po' come si fanno, l'avevo già visto l'altro giorno ma tanto per chi mancava e un po' anche per me che ho la memoria di un pulcino, si fa con della cobblestone, la gravel e la sabbia, quindi dovrei avere tutto: gravel, sabbia, cobblestone, gravel e mi manca la sabbia. Ho trovato della sabbia in giro? La risposta mi sembra ovviamente no, mio caro. Questo potrebbe essere un discreto tipo di problema. Come posso altro fare la sabbia? Altrimenti fare la sabbia? Sabbia, non ci abbiamo deserti vicini, quindi la sabbia si fa papparapappa con l'hammer oppure col sag mill. Vediamo quanto è difficile costruirci un sag mill, tanto per cominciare, però richiede la corrente. Richiede la corrente, noi non abbiamo ancora un sistema di generazione della corrente. Potrei fare il martello, però è un po' noioso. Qui certo abbiamo una marea di gravel, una marea, ma che dico una marea? Tanta, proprio una quantità esagerata. E io dovrei anche tornare a casa per prendermi la bottiglietta delle lacrime. Che dov'era casa nostra prima? Era da queste parti? Allora facciamo... Qua ci sarà della sabbia? Non credo, non mi pare. La sabbia è qui, però è dalla parte opposta a dove dovrei andare io. Vabbè, ci penso un secondino, eh. Ci penso un secondino, semmai mi vado... Non lo so, ci penso. A tra poco.
Allora, dal momento che il tempo scorre ed è tiranno, io ho deciso di farmi il martellozzo, che tra l'altro non si può neanche fare, mi pare, con legna o pietra, maledette infami. Il tempo è tiranno in questo modpack, quindi io diciamo che ho deciso di optare per una soluzione un pochettino più dispendiosa, ma probabilmente anche più veloce. Quindi hardened wall, sento qualcuno che si avvicina, mi hanno fatto un ballino. Devo fare poi questa cosa qui. Sento qualcuno che si avvicina e c'ho paura. Che sta succedendo? Fate poco casino, ragazzi, sto registrando. Allora, li dovrei aver finiti tutti. Bene, ce ne da altri 16. Yeeey! E qui che cos'è? Ammerta. Ah, dovevo pure farlo. Perfetto, ma lo sapevo. Quindi niente. Ho fatto anche quella del martello. Potrei fare Build the Wall, cioè Hardened Wall Tier 3. E però si fa con i brick. Con i brick che non ho. Non voglio sprecare nel mentre c'è roba che prende fuoco. Questi si stanno sospesi. Stanno pure sospesi pure questi. Questi ci stanno sospesi? Stanno sospesi pure questi. Ma allora è fantastico. Cioè, che ci posso fare con questi? Pure le scale? No, ti pareva. Va bene, niente scale. Però possiamo fare così. Aha! Vabbè, comunque... Oh! Mamma quanto è duro. In che senso? Oddio mio, questa era triste, ragazzi. È sodo, adesso lo rompo e non me lo ridà. Ovvio, ti pareva. Vabbè, comunque c'ho il modo per salire qui sopra. Penso che farò un altro cinta muraria tra un episodio e l'altro, forse. Oppure, comunque aspetto che mi diciate dove debbo andare, cosa debbo fare. Perché se preferite che sto qui e lavoriamo per mettere questo posto qua. Qui ci metto tutta la robina che ci possa essere utile per difenderci, per rinforzare la base, e lavoriamo a questa da zero. Altrimenti io mi trasferisco, perché l'interior designer del gruppo ha le sue ragioni, e ci trasferiamo. Vediamo che altre missioni possiamo fare. Un sacco di robina che richiede un altro sacco di robina. Qui dovremmo fare questo. Dovremmo cominciare a pensare di farci fence in a row. Fence, che cavolo sono? Fence tier 1. Vado a lavori. Quante barre di ferro. Ferro che non ho. Però posso riciclare un po' di questo, giusto? Non ho l'ascia. L'ascia dovrebbe avere un'altra qui dentro. Perfetto. 1, 2 e 3. Vado a lavori. Oh, che beltade. Che beltade, ragazzi. Io però adesso è notte. Dovrei andare in giro a esplorare. Però la notte, come diceva quella canzone, ma la notte no. Quindi vediamo. Ma io il manuale dove l'ho messo? Qui ce n'è un paio, ne piglio uno. Ma la notte no. Vediamo che qua ho completato altre risorse soltanto per... altre missioni soltanto per aver posseduto, anche soltanto per un certo periodo di tempo. Senti là quanta bambini che strillano, una roba allucinante. Soltanto per aver posseduto per un certo periodo di tempo il... Oh, voglio fare questo, il Pulvus! E gli attrezzi che mi fanno completare. Quindi la missione Pulvus. Vediamo un po' cosa ci vuole per fare il Pulvus. È facilissimo, fantastico. Quindi della sand, due pezzi di, penso, un minerale qualsiasi. Perfetto, 4 di sand o sandstone. Quindi stupifero che 4 sono 4x4 16, ok. Quindi 5 li ho. Devo prendere dell'altra gravel oppure rompere della cobblestone. Siccome la cobblestone in questo pacchetto qui non è proprio... non è proprio il massimo. Toh, morite tutti. Non è proprio il massimo, quindi andrò lì fuori a prendermi della gravel. Da... Mamma mia com'è buio. Io non vedo niente, ragazzi. Non so voi. Salve.
Dicevo, non so voi, ma io non vedo niente, quindi ce l'ho delle torce. Cavoli, non ho delle torce. No, 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 no. Maledetti. Oddio, ragazzi, me la son vista veramente brutta. Certo, sta base non è proprio il massimo. Sì, se decidiamo di rimanere qui dovrò fare un ottimo, un grandissimo lavoro di sistemazione. Perché, cavoli, ma non posso mica sperare che nessuno mi dia fuoco alla base. Cioè, vi rendete conto che è una roba atroce? Ok, ho preso un altro pochino di gravel. Certo, anche quella casa là dove eventualmente ci trasferiremo è tutta, insomma, no? È tutta... Oh! T'ho detto di posare il bastecchino. È tutta legna, nel senso, no? Non è che sia proprio il massimo della vita, però diciamo che comunque sì, appare sicuramente meglio. Quindi facciamoci questi 16 di sabbia in maniera rapida e indolore. 1, 2, 3. Il pulvus ci permetterà, a costo di un po' di carburante, di duplicare i nostri minerali. E quindi per questo io la voglio fare con così tanta solerzia. Possiamo usare il LED, che non so veramente a cosa diavine ci possa servire. Ci servirebbero anche due flint che abbiamo. No, 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 diamanti. Cioè, ho più diamanti che ferro, ragazzi. Adesso lì ho una finestra, perché la volevo. Ci serve della cobblestone per fare la fornace, che abbiamo a nostra disposizione. Benissimo, benissimo, ok. E ci siamo. Ecco qua, quasi. Vicino, vicino non conta. Ecco qua il pulvus, signori. Abbiamo completato la quest e incrementato la quantità di minerali che potremmo ricavare già per esempio da questi. Sono 13 per voi e invece no, sono 26 pezzi. Perché io li metterò qui dentro, gli darò del carburante che adesso non mi di cui adesso non mi sovviene la natura. Tipo questo, ok. E lui ce li tramuterà in due polveri di ferro. Direi che è un ottimo inizio per noi, un ottimo inizio, quindi senza andare troppo oltre, alloy alloy, devo fare degli invar ingot. Come si fa l'invar? Questo lo riuscirei a fare anche abbastanza velocemente, quindi iron e nickel, ce l'ho del nickel? Che ce l'ho del nickel? Oh, nickel, ce l'ho del nickel, potrei polverizzarlo, vediamo se me lo fa polverizzare. Sì, me lo fa polverizzare, perfetto, possiamo fare l'invar e poi però diciamo che è giunto anche per oggi il momento, purtroppo per noi, di abbandonarci e di lasciarci andare, ognuno per la propria strada. Però, la prossima volta potremo cominciare a lavorare al Furnace Generator, che è una roba abbastanza semplice, mi serve soltanto una quantità spasmodica di ferro, ok, che però ci aiuta sicuramente l'aver fatto questo tipo di oggetto. Ecco, te pareva che me ne serviva un altro di Invar Ingot, pareva? Ok, vabbè, niente ragazzi, spero che vi siate divertiti, io finisco di cuocere questa cosina. Se vi è piaciuto, ovviamente ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto perché non si sa mai, magari c'è qualcuno di molto duro tra i miei spettatori, e quindi mettete il like, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. E la finisca la missione.